Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo come fare il bind delle riceventi RxSR di XM Plus con le radio multiprotocollo. In questo video userò una Radio Master TX16S, ma il procedimento sarà lo stesso sia per le altre multiprotocollo che per i moduli esterni sempre multiprotocollo. Faccio questo tutorial perché vedo che molti hanno difficoltà a fare il bind con queste riceventi ed in effetti ci possono essere alcune cause che impediscono di completare la procedura. Prima di iniziare vediamo appunto quali possono essere queste cause. Per fare il bind la prima cosa da conoscere è esattamente quale versione firmware ha la ricevente. Questo perché in base al firmware dovremo settare i parametri corrispondenti sulla radio. Delle volte però non siamo in grado di stabilire che firmware ha la ricevente, in questo caso la cosa più pratica da fare è installarne direttamente uno nuovo, in modo da sapere esattamente che versione stiamo usando. Altre volte anche se conosciamo la versione firmware non si riesce lo stesso a fare il bind, questo perché magari la radio necessita dell'RF fine tune. Per finire, il problema potrebbe essere una versione troppo vecchia del firmware del modulo multiprotocollo. Questo caso è più raro degli altri, ma comunque non è da escludere. Nel caso vi servissero, ho già realizzato dei tutorial su come risolvere questi problemi. In descrizione vi lascio le mie guide per aggiornare il firmware della ricevente, fare l'RF fine tune e aggiornare il firmware del modulo multiprotocollo. Prima di iniziare vi ricordo che le radio multiprotocollo al momento sono compatibili solo con le versioni ACCST del firmware, quindi se la vostra ricevente ha un firmware access deve essere cambiato in uno ACCST. Ora passiamo al bind vero e proprio. Per iniziare andiamo nel menu modelli. Poi attiviamo il modulo interno. A questo punto possiamo scegliere due parametri, il primo è il protocollo, il secondo è il subprotocollo. Per quanto riguarda il protocollo, va scelto in base alla versione firmware della ricevente. Se la vostra è una versione V1, scegliete FRSky X. Se la vostra è versione V2, scegliete FRSky X2. Il secondo parametro è relativo alla regione. Per radio FCC scegliete D16. Per radio LBT scegliete LBT EU. Nel subprotocollo possiamo scegliere se usare 16 o 8 canali. Usare 8 canali ci dà una latenza minore, ma visto che 4 canali si usano per gli stick, ce ne rimangono solo 4 da assegnare agli interruttori. Se riuscite a farveli bastare, usate 8 canali. In alternativa, anche 16 va bene. Ok, posso procedere. Di questa ricevente so con certezza che ha firmware V1 in versione FCC, quindi sulla radio scelgo FRSky X di 16. Quindi vado su bind e premo la rotella. Ci appare subito questa schermata. Senza stare a spiegarvi nel dettaglio di cosa si tratta, vi dico subito che se scegliete canale 1.8 Telemetrion va bene sempre e in qualsiasi caso, anche se decidete di usare 16 canali nella ricevente. A questo punto sentirete questo suono. Ora premo il tasto bind della ricevente e l'alimento tramite USB. Poi lascio il tasto. A questo punto tolgo e rimetto l'alimentazione. Perfetto, LED verde, la ricevente è bindata. Per finire imposto il failsafe scegliendo No Pulse. Prima di concludere ricapitoliamo velocemente cosa scegliere nella radio a seconda del firmware che abbiamo nella ricevente, che vi ricordo deve essere in versione ACCST. Per versioni V1 e FCC dobbiamo scegliere come protocollo FRSky X e come subprotocollo D16 o D16 8 canali. Per versioni V1 e LBT dobbiamo scegliere protocollo FRSky X e subprotocollo LBT EU o LBT 8 canali. Se abbiamo una versione 2 scegliamo FRSky X2 e come subprotocollo D16 o D16 8 canali. Infine con versioni V2 e LBT scegliamo protocollo FRSky X2 e come subprotocollo LBT o LBT 8 canali. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.